A Tokyo 2020 entra nel vivo l'atletica, la regina degli sport, il nostro Marcel Jacobs dà subito spettacolo, splendido l'esordio del velocista azzurro che vince la batteria numero 3 dei 100 metri uomini con 9,94, nuovo record italiano. Passa in semifinale anche Filippo Tortu con il tempo di 10,10. Domani semifinali e finali tra le donne, straordinario dominio giamaicano nella finale dei 100 metri, oro la Thompson che c'entra anche il nuovo record olimpico con il tempo di 10,61, argento la Fraser, bronzo per la Jackson. Con un 8,10 al primo salto, Luigi Randazzo si è qualificato per la finale del lungo con la sesta misura. Italbasket ai quarti di finale dopo l'80-71 alla Nigeria. Gli azzurri hanno ribaltato il match nell'ultimo quarto grazie a un grande Melli, autore di 15 punti. Il sette bello di pallanuoto batte 16-8 il Giappone in attesa della sfida alla forte Ungheria. Nel tiro con l'arco, Mauro Nespoli ha perso nella finale per l'oro, conquistando però un ottimo argento. Nel nuoto, bronzo per Simona Quadarella negli 800 metri stile libero, bronzo anche per Nino Pizzolatto nel sollevamento pesi categoria 81 kg, storico bronzo nella box femminile per Irma Testa. Delusione invece per le azzurre della sciabola, l'Italia in vantaggio a un certo punto di 10 stoccate è stata rimontata dalla Corea del Sud che ha chiuso con 45-42 prendendosi il bronzo.